Non facciamo fuori Pokémon di loco. Muore. Vai, guarda. Guarda. No, vedi, no, muori, muori. È vivo. No, raga, Nico, ci sono un Pokémon decisamente di loco. No, no, no. Campioncini, nell'episodio di oggi abbiamo preparato una piccola chicca per voi molto divertente. Siamo solamente in tre. Io, Marci e Nico. Ma all'interno del server avete visto che c'è anche il quarto dei campioncini supremi. Loco, Lokis. Ragazzi, dov'è Loco? Ditemi voi. Loco ha detto, io ho da fare, sono dentro, torno dopo, forse torno. Esatto. Cioè, ha detto? Ha detto proprio così, Nico, giusto? Ha detto proprio così? Con meno R, però sì. Con meno R. Ma allora, cosa abbiamo pensato, ragazzi? Tecnicamente Loco ha anche il vizio di lasciare i propri Pokémon in giro per il mondo. Di conseguenza, Loco ci ha abbandonato in questo momento, Nicuzzo. Noi andiamo a fargli uno scherzo. Poi però, alla fine del video, vi spiegherò cosa andremo a fare anche con i Pokémon di Loco, perché oggi andremo a cercare di rubare tutti quanti i suoi Pokémon. Va bene, ragazzi? Alla fine è un regalo. Alla fine in realtà è un regalo. Poi scoprirete perché vogliamo fare questa cosa. Andiamo, siete... Marci. No, è un piromane oggi. Sta facendo... È il rituale di Herobrine. No, okay. Vi spiego. Praticamente sì. Loco ci lascia sempre a piedi a me e a Marco. Okay. Cioè, tipo, la mattina stessa ci dice: no, ragazzi, non ci sono più per fare i video. Questo quindi oggi li facciamo un mega scherzo. Mi pare più che giusto. Nico, tu hai per caso visto dove andava Loco nell'ultimo momento che l'hai visto camminare? Non ho più l'elitra. Marci, dove è andato? L'ho visto verso di qua, verso la zona Cursed. Ah, allora, quindi è verso la zona Cursed dove c'è il portale del Land? Non lo so, io l'ho visto andare verso la fortezza. Allora, in realtà, missione rubare Pokémon. Questa si deve chiamare. Io controllo qua la zona del portale del Land. Basta guardare la mappa, effettivamente. Ah, no, è vero. Non gli spaccare sotto i piedi. No, ragazzi, non uccidete Loco. No. Che metti in casa che hai il PC, magari non se ne accorge che siamo qua. Oh, no, lasciamolo qua. Perfetto, lascialo qua dentro. Aspetta, c'ho uno stacco. No, raga. È vivo. Non fate rumore, per favore, troppi rumori. Calma, Marci. Fermo, Marci. Okay. Fammi fare una cosa, per favore. Allora, qua, blocchiamolo qua dentro. Esatto, bravo. Oh, no, aspetta, fai una cosa bella. Okay, perché con i blocchi di diamante? Ah, perché... Lo attiri. Ah, più bravo. Lo attiri. Perfetto. Ecco, ok, adesso che lo cuzzo in giro, tecnicamente i Pokémon di Loco non dovrebbero essere tanto lontani da noi, ragazzi. Quindi, con calma, se non mi sbaglio, lui dovrebbe avere anche tutta quanta la squadra a livello 1. Quindi, quello che noi volevamo fare in questo momento è inizialmente spaventarlo, perché noterà che non avrà più Pokémon all'interno del suo inventario. Ma in realtà noi dovremmo cercare di migliorare il suo team, perché, sapete, dopo l'ultima maledizione è un piccolo problema questa cosa qui, che ha tutti quanti Pokémon all'uno, esatto, quando noi abbiamo tutti quanti Pokémon potenziati. Io direi, cerchiamo un attimino qua dove c'è questa fortezza Cursed nell'Overworld, per favore, perché essendo che quando li lasci in giro i tuoi Pokémon sono sempre ai raggi di 100 blocchi, dovrebbero essere qua in giro. Poi glieli livelli tu i Pokémon, io ho da fare. Allora, stasera, io con me ho 0 caramelle rare, Nicuzzo. Tu quante ne hai? Ah, io ne ho 4, quindi... Ah, 28. Quante... Ma Marci, come, quante ne fai? Quante ne hai? 28 ne ho io. 28? No, 39, scusami. Ah, ok, va bene. Io sento rumore di Pigman qua in giro a me, non so. Ah, è normale, fa parte del Cursed. Ok, fa parte del Cursed, ottimo. Ho trovato un Pokémon di Loco. Nella fortezza io niente, raga. Ma voi sapete quale Pokémon ha Loco per caso? Oh, aspetta. Serperior sicuro. Raga, ho trovato sopra Blastoise all'1. Aveva Blastoise all'1 Loco? Mi sa di sì. Io ne ho trovato un altro, raga. Ma che senso aveva un Blastoise? Ma tutti all'1 ce li ha quindi Loco, scusate. Io davanti a me ho il Mewtwo, cosa faccio? Lo prendo? Ma secondo te come prenderà questa cosa che le abbia rubato tutti i Pokémon? Non lo so. Sì, ma poi... beh, all'1. Ah, io ok. Sì, lo prendo con la ball, quella lì, la Slate. Ah, tu, Marci, vuole prendere con la ball quelle scarse. Ma dov'è Marci? Vuoi vedere Mewtwo all'1? In alto, venite. Ma in fondo non c'è niente. Ok, dov'è Mewtwo all'1, scusate? Non lo so, è da Marci. Raga, in altissimo. Allora, aspetta, dove in altissimo? Ah, qua in alto. Ok, non lo vedo. Marci è un po' più per fatica, Nico. Lo so. Dusk Ball, sei sicuro? Mate. Zio, è difficile, sembra che non entri. Aspetta, perché più che altro non si può fare neanche una battaglia contro questi Pokémon. Perché sono all'1 e io non ho Pokémon all'1. Nico, tu hai dei Pokémon all'1? Non ho questa maledizione io purtroppo. Per fortuna, in realtà, Nico. Perché qua noi dobbiamo comunque migliorare questa squadra. Ma come ho fatto a prendere il primo colpo col Blastoise a sto punto? Ma non ne ho idea, ma prima sei tu, secondo Marco, me. Marco, se vuoi provare, mi sa che lì c'è un altro uccello leggendario. Dov'è? È grande, sotto? Lo vedi? Buongiorno, signor Zapdos. Ma per caso aveva anche dei Doduo, Loco? Perché qua ce ne sono tantissimi in giro. Non credo. Allora, guarda se sono all'1. È vero. In effetti, per capire quali sono i Pokémon di Loco, ragazzi, è importante guardare solo a livello 1, perché ce ne sono tutti quanti a quel livello. Comunque è stranissimo l'idea di prendere un Mewtwo
all'uno, raga. Ok, dai, dai. Nico, mi sa che ho avuto un po' di fortuna prima, perché col Blastoise al primo colpo... Devi cambiare Pokéball. C'è il Serperior, prendilo, che è il suo starter, quello. Zapdos, per favore, devo potenziarti, voglio catturarti prima che Loco torni. Raga, se torna Loco è un disastro, perché poi scopre tutti quanti i nostri piani magici. Ma c'è da fare quello, lascio stare. C'è sempre da fare, Locuzzo. Vediamo, uno... Due, dannazione, dannazione. Quindi per ora abbiamo trovato Blastoise che è stato catturato, il Mewtwo di Marci, quello Shiny livello 1, Nico Serperior, ora abbiamo lo Zapdos. Sapete quali sono? Prendo. Rimane lì sto schifo. No. Guarda lì, chi sta guardando il Pikmin. Ma non posso fare, non posso fare due cose io, Nico. Certo che puoi, sei multitasking. Non posso, Nico, c'ho da fare 3000 cose, guarda, uno, due. Vabbè, ma l'hai già preso Serperior, guarda. Dov'è la ball? L'hai preso. Ma l'ho preso a primo colpo anche lui. Visto? Vedi, non lo volevo sto schifo. Ma per, ma come possibile che due l'ha preso a primo colpo e due no? Allora, è leggendario Zapdos. Comunque. Cerchiamo per favore di sistemare un attimo la situazione. Star tranquilli. Perché tu dici che è colpa del fatto che sei leggendario? Penso di sì. Oh, cosa è successo? È andata giù. Zapdos, per favore non morirmi, che sennò qua abbiamo un grande problema. Quindi abbiamo abbiamo visto 4 Pokémon su 6, giusto? Sì. Esatto. Che poi due. No! Sto soffocando. Se muore alla fine. No, si muore Nico alla fine. No, Nico. Nico, libralo. Raga, per favore, fatti bravi, No, era un disastro, era un grande enorme disastro. L'ho preso? Ho preso il Mewtwo. Bravo, Marci, per ora siamo a 3. Questo filo qua, vediamo che livello è. No, è il 42, non è della squadra di Loco. Ma quanta vita secondo te? Nico, non possiamo non un uccidere. Esperimento sociale, io ora lo colpirò allora, una volta. A quanto so non aia! A quanto so non puoi frecciarli i Pokémon, posso prendere le spadate. No, vedi? Ma se lanci la bolla. No, zio, li fai male così. Ho fermato, non facciamo ragazzi, fuori Pokémon di Loco. Muore. Vai, guarda. No, vedi? No, muore, vivo. Muore. È vivo! No, raga, Nico, ci sono un Pokémon decisore no, di Loco. No. Marco, questa cosa non dobbiamo dirgliela. Dobbiamo andare a catturare uno Zapdos. Dobbiamo dirgli che è crashato tutto e che l'ha perso per sbaglio. Ha corrotto il file. Ma ha droppato uno slab di legno lo Zapdos. No, sono io che sto facendo un memoriale. No, raga. Io non c'entro niente. Io non c'entro nulla. Come hai detto di spadiamolo. Cosa? Tu mi hai detto spagnolo. Ucciso. Ma io non ho detto niente. Io l'ho sentito. Raga, cioè, me l'hai detto di Loco? No, il Firo non è di Loco. Mancano quindi altri due Pokémon, però, se non mi sbaglio, l'appello. Sì, però non mi ricordo chi fossero, sai. E io, raga, non me lo ricordo proprio. Aspetta, questo Dodo qua, che livello è? Al 13. Ma sono all'1. È quello, però io non vedo niente per adesso. Vediamo se c'è qualcosa qua in giro, ma non mi sembra. Da questo lato sulla torre. Qualcuno ha visto dove c'è la barca in alto dell'Elytra? No. Voglio io adesso. Di qua, però, niente. Ma tipo qualcuno. Ma aspetta, no, ragazzi, ma magari, raga, dove c'è il portale? Hai trovato Articuno, Marci? Sì, è su, dove dicevi tu, sulla barca dell'Elytra. Ok, ora, ma aspetta, Rocco ha Swamp Shiny? Oh, sì. Al 100! Sì. Solo non penso al spawn. Aspetta, non credo proprio. Vado in battaglia un attimo con lo Swamp di Rocco con la speranza... No, ma perché se entra al primo colpo vuol dire che è fortuna, eh. Allora, vediamo. Non entrerà mai. Ti ho chiamato Loco. No. Tranquillo, tutto a posto. Sì, ma se prende danno vicino a Loco, quello si accorge che sta perdendo. Ma sì, ma quello dorme. Allora, aspetta, vado in battaglia un attimo con questo Swamp, almeno provo a paralizzarlo anche un pochino. Acqua Tail, non puoi danno, io lo faccio. Marci, ci pensi te all'Articuno? Vuoi che ti aspetto o lo prendo? No, allora, se riesci intanto, perché io sono un attimo bloccato con lo Swampert. Oh, io finché non ci sei, okay, gli butto le ball da fuori. Bravo, dai, va bene, così. Mi piace come tecnica, mi piace. Poi se lo catturi tanto di cappello, perché almeno abbiamo preso tutti quanti. E quando tornerà Locuzzo, noi siamo super tranquilli e non gli diciamo niente. Però dobbiamo potenziarla questa squadra. Ma è diventato notte di colpo. Anche a me è successo. Raga? Nico, mi dai per favore una visione notturna magica? No, dici che ci sta facendo lui uno scherzo mentre io sto facendo uno scherzo? Loco, non schernire. Non schernire? Raga? No, non male tanto a fulmini. Dici che comunque ogni tanto i fulmini arrivano in questo mondo, sì. Ok, ci sta. Swampert, ci facciamo prendere per favore? O terzo giro? Dai, Nico, prendi. Guarda, colpa tua. Nico, guarda, veramente. Sono in battaglia, Nikuzu. Sì, sono in battaglia. Perché voglio assolutamente prendere questo Swampert. Due giri. Tre giri. Preso. Bravo. Ottimo. L'articolo. Articuno, Marci. L'articolo è qua, raga. Che sta cadendo. Vedo che sta sempre di più andando giù, Vabbè, a sto punto nel morto uno di uccello facciamo anche l'altro. No, direi che magari li lasciamo in vita. Che ne pensi, Nico? No, pare... No! Aiuto, che le frecce non funzionano! No, stavolta è colpa tua. Raga, a posto. Dovrebbero ma da quando? Scusa, prima su Zapdos non ha funzionato. Sì, eccoci qua. Dici le bugie. Allora, calma. Dai, su.
Articolo. Puoi andare in battaglia. Se no vado in battaglia. Se no vado in battaglia. Dai, ti conviene. Aspetta. Dai, l'ultima, l'ultima proprio per provare. Poi vai tu. Mi prendi in giro, Marci. Io ti ho detto che vado in battaglia. Era l'ultima. Va bene. Vai, bom. Stato Nico. Io ho le scuro. Non è che c'è questo qua, quello là. Cioè, guarda, l'ho catturato. Non c'è bisogno. Non l'hai preso mai, guarda. Non c'è lui. No, io non ho le scuro. Io no, guarda la mia mano. L'ho vista la scuro ball nella mano di Marci. Ehi, tu, non ci provare mai più. Quindi, a che livello è questo articolo, raga? 70. Chi ha tirato fuori quel porcello? Io. Sei riuscito a prenderlo. Dannazione. Oh, è una gara. Cos'è? È una gara. È una gara, Del? Non mi sembra una gara, Del. Eccolo qua. Ti ha fregato. Ok, allora. No, raga, l'ho eliminato. È Marco. Questa cosa. Vabbè, raga, io non c'entro niente, raga. Io per fortuna non c'entro niente. Allora. Ma come ti è venuto in mente? Calma. Allora, calma, posso dirti una cosa, Marco? Io so una cosa, Marco. Ok. Nella cupola là ci sono sempre quei giorni dove spawnano sti leggendari. Solo che ci vuole una settimana rispetto all'ultima volta. Quindi abbiamo ancora 5 giorni. Aspetta, che dobbiamo aspettare. Io comunque ho un Articuno che ho catturato. Nel caso posso spacciarlo come suo Articuno. Tanto esatto, non nel caso glieli ricatturiamo. Sì. Nel Zapdos, però non ce l'abbiamo in più, Quello l'hai fatto te, Nicuzzo. Quello ti assume. Responsabilità. Vabbè, io andrò da Loco e dirò: Loco, guarda, per sbaglio ti ho ucciso l'articolo. Dici che ho si sbagliato. Accorge? Assomiglia un po' raga, a Zapdos, questo raga, in effetti. Lo dici. Zapdos doveva darlo a me. L'aveva scambiato con me quello Zapdos. Quindi in realtà è tuo? No, io non gli do il mio tu per sta roba. Stai scherzando? Marzio, ascolta, mi puoi droppare un attimo delle caramelle rare? Così potenzio già il Blastoise e il Serperio. Sì, sì. Perché non all'uno, cioè, boh, non. Mi pare un po' esagerato avere dei Pokémon all'1. 36 te ne ho dato. Ok, c'ho l'inventario dello stracolmo. Ne ho 12 in realtà. Te ne ho date 36, ne ho 3 nell'inventario. Ne ho 39. Ah, guarda. So ah, c'è la scuzza. C'è la scuzza. Sì, ma prendile, sono al blocco scuzzo, sotto. Scuzzo, qua, tu me ne droppi male. Queste me le tengo per me. Ma da Marci me le ha rubate, va bene. Allora, 22 vanno bene. Dici. Allora, potenziamo. Mi ha perso questa rosa del Wither, Nicuzzo. Allora, potenziamo questo Blastoise. Non sono stato io una rosa, ti ho visto. Ti ho visto. Oggi Madamarci è un piromane. E magari potenziamo anche questo Serperior. Se questo video fa tantissimi mi piace, supera 1500 mi piace. Cosa facciamo? Portiamo i Pokémon di Loco al 100 prima di riconsegnarli. Così direi che secondo me è la cosa più che giusta. Noi però ci fermiamo qua, campioncini. Ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un mi piace. Ciao!